Allora, sì, sei proprio dritta. Allora, che hai pensato quando Leonardo si è emozionato a quel modo quando parlava del tuo babbo? Allora ho pensato che avrei voluto anch'io avere dei ricordi, diciamo, di quei tempi lì, di questa gara che sinceramente io vivo più il mondo dell'endurance che del trekking, del turismo, anche se comunque sono anche nel turismo equestre. Però comunque per il mondo dell'endurance che conosco io oggi, una gara del genere è veramente un'impresa titanica. So che magari dall'esterno può sembrare una cosa normale, però per quanto uno cerca oggi di facilitare, di rendere tutto facile, i giri che finiscono sempre allo stesso punto, tutti i percorsi piani, pianeggianti, diciamo accessibili a tutti i cavalli, un tipo di percorso così veramente è un'impresa quasi disumana. E appunto io, c'è scritto 99 nella cartellina, io ero, se Dad era uno un ragazzo, io ero uno sgorbietto proprio. Quindi non mi ricordo niente. E vorrei avere anch'io dei ricordi di questa cosa, quindi spero che l'organizzazione sia arrivi ad essere così perfetta da poter un giorno fare di nuovo la gara e poter magari avere anch'io il mio ricordo della Siena Follonica. E niente, e appunto è un modo di vivere il territorio molto impegnativo da organizzare, però sicuramente più completo di tanti altri. E le difficoltà sono tante, appunto cercare punti d'appoggio, le cose, sia per persone che per cavalli diventa un grosso lavoro e appunto speriamo, grazie alle amministrazioni che ci stanno aiutando, e c'è da Infatti fare interrompo, che tantissimo. poi anche per loro è un vantaggio, poi se andiamo a vedere, no? Eh beh, certo, il turismo va sempre bene, però insomma comunque non è mai scontato, cioè, che qualcuno si imbarchi in un'impresa così. In un progetto così a parte a lungo termine e poi così complicato, con così tante sfaccettature di cui prendersi cura. E niente, insomma. La comunità poi per queste cose è stata sempre molto sensibile a farle. Sì, io appunto, io sinceramente è la prima volta che diciamo, mi mischio un po' così con l'amministrazione, in questa cosa un pochino più pubbliche, più io, cioè sempre stata nel mio finora. Ora è un'occasione anche per me di cercare di interessarmi di questa cosa e di cercare di far rivivere una cosa che purtroppo per me appunto non è una cosa che sento nella mia memoria, nella mia cosa, però vorrei veramente vedere come era all'epoca, che sicuramente era anche più difficile di come sarà oggi. Per tanti motivi, però sì, sono molto felice di essere coinvolta in questa cosa. Ma te stai al tuo babbo e ti hai trovato intorno al tuo babbo tanto affetto e tanta stima. L'hai percepito questo, sì? È difficile, non, cioè, con chiunque si parli, con chiunque, anche chiunque solo mi vede e mi dice: Ma te sei la figlia di Marco Roghi, c'è sempre ti dà sempre una gioia incredibile, a parte perché. Soltanto che la gente lo riconosca un po' negli occhi, nelle cose, mi rende veramente felice. Poi non aver trovato ancora oggi nessuno che quando magari sente il nome Roghi mi dice qualcosa che non sia proprio pura felicità di averlo conosciuto, è davvero, davvero speciale, insomma. È proprio una cosa unanime, non mi è mai capitato che qualcuno non mi abbia detto una cosa bellissima su mio padre dopo aver saputo che ero sua figlia. Bene, grazie. Grazie a In te. bocca al lupo per questa impresa. Viva il lupo!